Coach Antonio Quigliandro, una vittoria importante dopo un avvio non dei migliori. È cambiato tanto già alla fine del primo quarto, i due ragazzi hanno cambiato volto e è arrivata una vittoria importantissima. Sì, abbiamo dovuto sistemare qualcosa in difesa perché hanno preso tiri facili da fuori, allo stesso tempo per la paura del loro lungo nuovo Mosler. Eravamo troppo concentrati su chiudere che non lo chiudevamo nemmeno tanto bene, quindi abbiamo preso tanti canestri sia da fuori che da dentro e abbiamo dovuto sistemare un attimino questi errori, e poi finalmente quando siamo entrati difensivamente in partita, la partita l'abbiamo appunto recuperata. Giuninho top scorer, dopo un avvio che di tanti errori sotto canestro, la Reggio Bic ha cominciato a fare un giro palla e delle azioni in contropiede e canestro e fallo anche del duo brasiliano. Cosa hai detto ai tuoi per farli girare così? Ma sicuramente abbiamo lavorato tanto in questo periodo sulle collaborazioni in generale, sia difensive che offensive, perché comunque avere tanti giocatori stranieri che parlano lingue diverse è veramente difficile. Juninho oggi è stato veramente molto molto bravo a livello offensivo, ma soprattutto devo essere sincero, il giocatore che mi ha colpito di più oggi è stato l'altro brasiliano, Carvalho, perché comunque è un ragazzo che come Juninho è la prima esperienza, però è molto meno diciamo leader. Juninho in Brasile è molto molto rispettato e conosciuto, si sa delle sue doti da giocatore di basket in carrozzina. Carvalho è un po' più acerbo in questo senso, sta lavorando tantissimo, un ragazzo che veramente è predisposto al lavoro e sta facendo veramente bene, sta crescendo tanto e sono contento. Prossimo impegno, cosa ti aspetti dai ragazzi? Ma ora sicuramente avremo una settimana di pausa perché ci sarà la Supercoppa italiana. Avremo la possibilità e il tempo di poter inserire Pimcorn, che finalmente arriverà la prossima settimana, e quindi dovremo lavorare ora con queste nuove rotazioni. Sicuramente poi a Giulianova sarà un'altra partita molto difficile, perché è un'altra squadra che sicuramente è tra le regine, diciamo tra le prime quattro d'Italia, come lo era oggi Sassari, la Dinamo Lab, che ormai negli ultimi anni ha sempre giocato nelle prime posizioni, per le prime posizioni. L'unico neo è che per Giulianova ci sarà l'assenza di Juninho, il brasiliano, proprio perché andrà per le qualificazioni per i Panamericanos in Colombia.